Ricordiamo che Alessio è il secondo italiano ad ottenere questo prestigioso riconoscimento, il Nobel, dopo 44 anni dal primo riconoscimento del collega Bombieri. Peraltro io annuncio già da oggi che a breve ho intenzione di conferire la cittadinanza onoraria ad Alessio, la cui consorte Micaela è giugliese, e dopo che avremo completato tutte le procedure chiederò ad Alessio di tornare nella nostra città per ricevere la cittadinanza onoraria. Chiaramente la medaglia Fields è il massimo riconoscimento per i matematici da più di 80 anni, quindi è stata un'emozione enorme. Sono quelle cose che uno ci spera ma non vuole aspettarsele, perché magari rimarrebbe deluso, avendo comunque il vincolo di età per ricevere questa medaglia, che sono 40 anni. E non ci credevo all'inizio, cioè, ho messo vari mesi per realizzare che stava succedendo, e 10 giorni fa è successo, nel senso che c'è stata poi la premiazione ufficiale. Io cercherò di continuare a fare la mia ricerca e di occuparmi il più possibile della matematica, comunque è la mia passione ed è ciò che mi ha portato qui. Poi vedremo, insomma. Sono tanti anni che vivo all'estero, sono ormai quasi 12 anni e sto molto bene, nel senso che apprezzo molto sia prima in America che poi in Svizzera la situazione sia politica e soprattutto come la politica vede la ricerca, ed è questo che mi ha portato a spostarmi in questi paesi. Quindi al momento penso che privilegerò l'estero soprattutto per queste ragioni. Sicuramente ci sono tanti cervelli in fuga. Nel mio caso, diciamo, io sono stato fortunato ad avere subito offerte dall'estero, però le ho colto le occasioni, sono partito, non ho mai veramente dovuto scontrarmi con un sistema magari che non mi voleva. L'Italia, diciamo, ha provato a chiamarmi più di una volta, io poi ho preferito l'estero per ragioni, appunto, come dicevo, di fondi di ricerca, di struttura, di supporto che riesco a ottenere all'estero. In generale il messaggio che vorrei dare agli abruzzesi, ai giugliesi e tutti i giovani è un messaggio anche un po' di speranza, nel senso che la scuola e la formazione italiana è ancora di eccellenza, l'università italiana ancora dà un'ottima preparazione e io ne esco da questo sistema, quindi bisogna impegnarsi, bisogna un po' tirarsi sulle mani che non demoralizzarsi troppo da quello che uno sente, dei problemi lavorativi, e poi capire, purtroppo a volte certo uno deve pure andare all'estero per trovare opportunità, ma il mondo è grande e le opportunità sono tante.